Il valore e l'interesse per le carte Pokémon dell'epoca Spada e Scudo continua a salire, tant'è che sta diventando quasi una mania. E come ogni inizio mese, si dà il caso che le edicole vengono rifornite con grandi quantitativi di materiale, sia di nuovo ma anche di vecchio. E quindi è il nostro preciso dovere girarne il più possibile, così da capire prima di tutto cosa c'è di conveniente, ma anche, sinceramente, divertirci con la nostra personale caccia al tesoro. Ora, se non hai mai visto un video del genere, reggiti forte, perché ti porterò proprio con me in prima persona a caccia dei prodotti di carte Pokémon più interessanti usciti questo mese. E fai attenzione, perché giugno porta con sé grandi novità. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a caccia per le edicole. Oggi vi porto in una location che non avevamo mai visitato. Siamo infatti a Conegliano, in provincia di Treviso, che peraltro è anche la mia città natale. E ora andiamo al sodo. In questi giorni sono usciti dei prodotti di carte Pokémon in edicola davvero molto interessanti, che mi auguro riusciremo a trovare. Questi sono blister da 3 pacchetti a 9,90, dove uno di questi è garantito essere origine perduta, mentre gli altri due saranno sempre assortiti. Poi ovvio, se dovessimo trovare altri pack del 2022 o prodotti ancora più vecchi, beh, comprerò sicuramente anche quelli. Però per adesso l'obiettivo di questo video è trovare questi nuovi blisterini. Oh, e adesso si parte con la prima edicola. Salve, buongiorno, le chiedo, avete le carte Pokémon, le bustine? Eccole. È già prima edicola ed è già primo avvistamento dei nuovi blisterini. Il pacco era appena aperto e all'interno c'erano 10 blisterini e mi sono subito interessato a capire se ognuno di questi fosse uguale oppure se avesse anche pacchetti diversi. Ma la realtà dei fatti è che l'assortimento era esattamente il medesimo: origine perduta, scarlatto e violetto e ossidiana. E ora vediamo un po' la situazione pacchetti singoli. Questo è tutto scarlatto, evoluzioni, crepuscolo, cronoforze, un po' qua, evoluzioni. Eh sì, non un grande assortimento. Dai, prendo due di queste qua. Sì, ok. Grazie mille. Ok, ufficialmente siamo riusciti a prendere i nostri primi blisterini a 9,90. Realisticamente il prezzo era molto buono e avrei potuto acquistarli tutti, però l'assortimento in questo caso con scarlatto e violetto e ossidiana infuocata non mi faceva proprio impazzire. So per certo che dovrebbe esistere una variante con evoluzione a Paldea al posto di scarlatto e violetto base, e quella è davvero ultra conveniente. Sera? Volevo chiedere, ho visto che hai in esposizione alcune cose di carte Pokémon. Ha solo quello o c'è altro? E ragazzi, voi non siete assolutamente pronti a quello che state per vedere. Reggetevi forte! Grazie. No, aspetta, aiutatemi a capire. 29,90 e c'è incollato a questa collezione un pacchetto sfuso di Pokémon Go. Questa è una pratica commerciale che giuro non avevo mai visto in assoluto. E la cosa assurda è che ce n'era più di una. Qui per esempio abbiamo quella di Virizion, poi ancora quella di Grafaiai, fino ad arrivare a quella esposta in vetrina, ovvero la collezione di Arceus con statuina, un prodotto tra l'altro fantastico, bellissimo, ma che per 39,90, sempre con questo sotterfugio della bustina di Pokémon Go, beh, proprio no. Va bene, ok, va bene, grazie molte allora. Buona giornata. Bene, siamo di nuovo in macchina. Questa edicola mi ha lasciato un po' sconcertato e tra l'altro sta anche per piovere. Questa edicola barra giocheria non era sicuramente del circuito Jedis ed è per quello che non abbiamo trovato le cose che solitamente troviamo nelle altre edicole. Però davvero questo accostamento della bustina di Pokémon Go assieme a una collezione a un prezzo spropositato, beh, non mi è proprio piaciuta. Ora guidiamo un pochetto e si passa alla prossima. Salve, buongiorno. Volevo chiedere, hai i pacchetti di carte Pokémon? Sì. Quelli a 4,50 se ci sono. Posso dare un occhio? Sì, grazie sì. Mille. Ed anche qui, prendendo già in mano la prima pila di pacchetti, avevo quel sentore che non ci sarebbe stato molto di nostro interesse. Tantissimo scarlatto e violetto base, un po' di evoluzione a Paldea, ma solo questo. Ora però la domanda giusta al momento giusto. No, non le sono arrivate magari dei pacchetti a 9,90 con 3 pacchetti attaccati, che sapevo che dovevano arrivare. Forse queste qua. Grazie. Controllo che questo poi non la disturbo più. Eccole. Ok. Vedo se sono tutti uguali.
Spoiler, sì, erano tutti uguali ed era proprio il trio che stavamo cercando. Ok, questi li restituisco e questi quattro invece me li prendo. Questi qua. Fantastico, grazie mille, una buona giornata. Bene, ecco, non so se avete visto, ma questi sono ufficialmente i migliori blisterini, anche perché, diciamocelo chiaramente, Evoluzione Paldea è molto meglio di Scarlatto e Violetto. Anche se è vero, avrei dovuto dire secondo me, perché il collezionismo è bello perché è vario e ci sta che a qualcuno piaccia più Scarlatto e Violetto e ad altri piaccia più Evoluzione Paldea. Io personalmente preferisco Evoluzione Paldea. Tutto qui. E un ultimo appunto. Come avete visto, non ho spazzolato tutto, quindi non potete neanche dirmi e criticarmi che ho preso tutto e non ho lasciato niente per i bambini. In questa quarta edicola fuori c'erano quei maledetti tornelli dove solitamente è tutto estremamente sovrapprezzato. Interessante senza dubbio la Pencil Tin che dovrebbe contenere Origine Perduta ed Evoluzione Paldea, ma a 14,90 comunque un po' troppo. E lo stesso discorso vale anche per questa tin da 4 pacchetti di Decidueye. Salve, buongiorno. Le chiedo, le di carte Pokémon ha solo quello là fuori? O quello che ho qui. Ah, oh, quello che ha lì. Trono forte, crepuscolo mascherato. Ok. O qualche deck. Sì, esattamente. Qua i pacchetti a 4,50 sembrava proprio che non fossero neanche arrivati. Ma in fondo mi interessa un'altra scatoletta che non avevo ancora visto. Cosa sono quelle a 11,90? Scatola da collezione. Niente, sì, queste erano semplicemente le mini tin uscite venerdì 7 giugno e spesso in edicola vengono appaiate anche con le mini tin di Destino di Paldea. Quindi, in parole povere, nulla di eclatante e neanche particolarmente conveniente. No, non mi dico niente. Va bene, grazie mille. Prego. Buona giornata. Quarta edicola, nulla da fare, c'era qualcosina di interessante, abbiamo visto le nuovissime mini tin, ma per adesso non è qualcosa che sono intenzionato ad acquistare. Voi qui tenete per caso le bustine di carte Pokémon? Io dietro il banco. Fantastico, quelle da 4,50? Può essere che siano arrivate? No, 5 euro. Solo 5 euro. Vedete, altra edicola che dice di non aver ricevuto nulla a 4,50. E le edicole invece che avevano i pacchetti a 4,50 erano solo di Scarlatto e Violetto ed Evoluzione Paldea. Qui c'è davvero qualcosa che non va. Posso dare un occhio anche a queste scatole? Oh, eccola qua. Questa collezione ormai non necessita alcun tipo di introduzione. Doppio pacchetto di Origine Perduta, un pacchetto di Stili di Lotta e uno penso di Astri Lucenti a 19,90 è... sì, davvero ottimo. Sotto poi avevamo la collezione di Zenith Regale di Lugia e Unown, ma a prezzo di listino proprio non la prenderei e alla fine saltano fuori anche qua i nuovi blisterini. Ma sfortunatamente anche in questo caso erano quelli con Scarlatto e Violetto al posto di Evoluzione a Paldea. Che vi ricordo, sempre molto buoni, però nella mia personale classifica di ciò che preferisco spacchettare, beh, Evoluzione a Paldea è un peletto sopra Scarlatto e Violetto. E grazie mille. Buona serata. Bene, e anche qui i pacchetti dentro i blisterini erano Scarlatto e Violetto e non Evoluzione a Paldea, però quella collezione di Virizion doveva assolutamente tornare con me. Ora abbiamo l'ultima edicola sempre qui vicino e gli ultimi 20 euro del budget mensile. Ultima edicola e si parte subito con i prezzi spropositati sul tornello. Da notare specialmente 151 a 9,90. Con la coda dell'occhio però trovo anche le immissioni Jedis. Scusi, posso dare un occhio a queste cose? Grazie mille. Mini team di Paldea Sfavillante già viste, collezione di Virizion probabilmente già acquistata da qualcun altro, un ETB di Crepuscolo Mascherato e tante altre cose, tutte abbastanza standard. Così non mi è rimasto da fare altro se non controllare i nuovi blister anche qui. E anche se erano quelli con Scarlatto e Violetto, con le poche rimanenze di budget per il mese che avevo, beh, ne ho presi due. Ottimo, grazie mille, grazie. Buona giornata. Ebbene bene, eccoci di nuovo a casa. Il bottino di questo mese è stato ampio ma poco variegato. E ora però dovete permettermi di fare due ragionamenti con voi. Punto numero 1. Origine Perduta è senza ombra di dubbio uno dei set migliori usciti nell'epoca Spada e Scudo. Ma tutti questi blisterini usciti in tutte queste edicole d'Italia non vi fa forse capire che non è poi così tanto raro? Va bene assolutamente acquistarlo quando le alternative in edicola sono solo i set un pochettino più nuovi. Però mi raccomando, non serve assolutamente ammazzarsi per ottenere questi pacchetti. E un ultimo appello ai rivenditori che comprano tutti questi blisterini e li rivendono a 15 euro 20 euro su Vinted. Questi blisterini a 9,90 sono fantastici per essere aperti, ma per fare un margine così irrisorio, quanto poco valutate il vostro tempo? Non giudico, il mercato delle carte Pokémon ovviamente è completamente non regolamentato e quindi
un po' tutto è valido. Certo che sbattersi per comprare tutti questi prodotti e poi guadagnarci sopra così poco mi sembra davvero proprio una perdita di tempo.